Pippo Franco, ricoverato in condizioni gravissime. Il celebre comico Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e le sue condizioni sarebbero gravissime. E quanto è trapelato in queste ultime ore? Pare che il comico sia stato colto da un ictus la scorsa notte. La notizia, ovviamente, ha scosso l'intero mondo dello spettacolo e i moltissimi fan di Pippo Franco, che stanno mandando al comico molti messaggi di affetto attraverso i social network. Va detto che, per il momento, non è ancora certo che il comico abbia effettivamente avuto un ictus. Si sa però, purtroppo, che le sue condizioni sono critiche. Stando alle indiscrezioni, Pippo Franco avrebbe avuto un malore nella notte tra l'11 e il 12 luglio. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sarebbero apparse sin da subito molto gravi. Al momento, i sanitari del Policlinico Gemelli gli stanno prestando tutte le cure del caso. Pertanto non resta che incrociare le dita affinché le sue condizioni migliorino. Non è dato sapere se i sanitari dell'ospedale dirameranno un bollettino medico oppure no. Si sa invece che la famiglia si è stretta nel più totale riserbo. Pippo Franco è il volto simbolo del Bagaglino. Per tanti anni abbiamo riso con lui, proprio nel programma di Pierfrancesco Pingitore. Da un po' di anni si è allontanato dalla TV per dedicarsi al teatro. Nella sua carriera, si è cimentato anche con il cinema e la musica. Il suo modo di intrattenere il pubblico lo ha fatto amare da grandi e piccini. Anche per questo, la notizia del suo ricovero desta molta preoccupazione in tutti quanti. Va anche ricordato che ultimamente si è cimentato in un campo molto distante dal suo. Pippo Franco, infatti, si era candidato alle ultime comunali di Roma. Nonostante l'insuccesso alle urne, è comunque riuscito a riportare l'attenzione su di sé. Proprio meno di un anno fa, era finito anche in una bufera mediatica, a causa del suo presunto Green Pass falso. L'attore e comico aveva dovuto dimostrare di essersi regolarmente vaccinato contro il Covid, così come avevano dovuto fare anche la moglie e il figlio Gabriele. Non tutti sanno che Pippo Franco, oltre a Gabriele, ha anche altri due figli, Simone e Tommaso. Il primogenito Simone è nato dal primo matrimonio con Laura Troskel. Dal secondo matrimonio con Chiara Bassino ha avuto invece gli altri due figli. 81 anni e una lunga carriera alle spalle, per Pippo Franco è il momento di lottare e non mollare. Nonostante le notizie giunte sino ad ora non siano rassicuranti, facciamo un grandissimo in bocca al lupo al nostro Pippo Franco per una pronta guarigione. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.